Vi voglio far vedere il cosino di caviale come è fatto. Ora voi non avrete il cazzo di luce, lo so, però è una cosa veloce, fatta giusto per farvelo vedere. Boh, spero vediate. Eccolo qua. Questa è la giarrettina e questi sono i cosini di caviale. Vi faccio vedere. Spaccando, allora la bimba si chiama Francesca Pierzanti. Un bacio, Francesca, grande, gigante. Grazie, love you. Vi faccio vedere le cose della Lotus, eccole qua, queste sono le cosine delle ciglia e all'interno, come vedete, sono sole, vedete, hanno una cosa sola. Ok, comunque vi lascio magari nell'info box il loro sito. La casalinga si mette a pulire. Ciao, bambole! Vedi che testa c'hai? La gente gli fa le coccole, lo saluta e poi ruga. Comunque, non l'ho guardato perché altrimenti avrei risposto e non ho niente da dire. Lui e YouTube fa cagare, secondo me ora stanno cavalcando l'onda, stanno facendo dei video che in un certo modo gli danno visualizzazioni e va bene così, tanto di cappello, loro si fanno i suoi soldi e festa finita. Ragazze, io entro in casa, io e Marshmallow Axe vi salutiamo, vi mando un bacione, fate bravi, spippeggiate poco, adesso ringrazio la ragazza del rossetto in diretta e vi mando un bacio. Ciao. Ciao, posso fa? Non l'ho visto per il semplice fatto che non mi interessa. Non gli do troppo peso, ecco. Ax, amore. Non... Farvi vedere la cacca di Ax ci voleva. E quindi niente. Purtroppo, ecco, vi dico, scusatemi se non sono riuscita a fare tanti vlog, ma io ragazze quando sono stanca, sono veramente veramente a pezzi, mi alzo la mattina alle 4, faccio un'ora di macchina, sono a pezzi e quindi bimbe io quando anche faccio la mattina torno la sera mi metto a letto il pomeriggio e non riesco a girare, anzi ora ho trovato il modo per girare la sera, quindi per farli, amore, andiamo, quando la luce non c'è, ho fatto quello appunto di Tadebai ed è perfetto, però... Anche i vlog che facevo comunque in macchina adesso non li faccio, ecco che vi dicevo, non per i vlog che sono pericolosi di Camilla Milanesi, ma bensì, vieni Ax, andiamo, ma bensì perché abbiamo la macchina dei miei suoceri che naturalmente non vogliono che io guidi in macchina con... e quindi io non le faccio. Vi volevo rispondere di questo video di Mr. Egg perché me l'avete chiesto in tantissime, Camilla l'hai visto, Camilla qui, Camilla là. Allora, Camilla non l'ha visto. Ax! Andiamo! Aspettate, ce la faranno i nostri eroi. Ed è questo rosa, mentre l'altro è dorato. Allora, è praticamente una giarrettina piccina. Oh, salute! Ax, salute, amore! Guarda che ti dà la mamma, che sei stato bravo. Tieni. Ecco, ritrovalo. Certo che sì. E, si chiama caviartacce, sono appunto delle palline, delle micropalline, andiamo a morire, che vanno schiacciate per la fuoriuscita del prodotto. Cioè ragazze, allora vi fa un esempio, l'altra sera quando l'ho preso mi è cascato due o tre palline per terra, per sbaglio, no? Mentre l'ho aperto, perché comunque bisogna stare attenti perché casca. Insomma, è cascato per terra, ci sono passata sopra con le ciabatte e c'era tre strisciate per terra, lucide. Aline mi ha detto: Cami, ma che cazzo hai fatto? Cioè, è una cosa bestiale, costa 7,90 euro e io vi chiedo veramente con il cuore in mano, chi ha la Wacom vicino, se non lo volete comprare non importa, ma andate a vedere cosa non è questo ombretto. Ora io speravo di farvi un video solo ed esclusivamente per lui perché non è che ne vale la pena di più.
Però giustamente no, bisogna vedere se ce la faccio a farlo. Io mi do le braccia. Quanto sono bello. Ora vi dico, ieri sera ho giocato con una Jack Russell, abbiamo riso come i dannati. Comunque ecco, se non volete comprarlo, mandate a swatcharlo, ragazze, perché è la cosa più assurda che abbia mai visto. Io ho mille ombretti e mille illuminanti, anche di marche costose. Gente, io non ho parole. È la prima volta nella mia carriera da make-up addict che vedo una cosa del genere. Quindi io vi prego, dateci un'occhiata perché, oh mio Dio, cioè è veramente da pazzi. Amore? No, amore, non andiamola. Ora io per l'appunto ho finito pure Giga. Ehi! E quindi non vi posso mettere. Oh! Allora, ma quando ti dicono? Non vi posso neanche mettere le foto su Instagram, altrimenti quando l'ho presi ve l'avrei messa. E va, avrei messo pure che la tizia mi ha dato il viola per un marrone caldo. Comunque, quei lip vanno presi, marrone caldo, grigio, viola. E questo quindi è fantastico, pazzesco. Andiamo. Chiunque sia una makeup addict, vada a vedere questo ombretto perché ne vale veramente la pena ed è una cosa che non rivedrete presto, che comunque non rivedrete. Quindi io vi dico, dateci un'occhiata. Oddio. Bellina, Mini. Oggi c'è quel ragazzo, l'infermiere che lavora, dove lavoro io, che ha una 500 color verde acqua. È da sbroda. La vorrei per la macchina, veramente, cioè, perché la Mercedes è stata la spesa peggiore della mia vita. Comunque, e questo era. Quindi fatemi sapere, io ve lo voglio fare questo video, ma giusto perché veramente è una cosa che non mi era mai capitato di vedere. Quindi è giusto magari dedicargli un video. Un'altra cosa. Queste ciglia che vedete su sono delle ciglia fatte con i capelli veri. Sono delle ciglia pazzesche, veramente sono la cosa più bella che io abbia. E sono una collaborazione con una ditta americana e sono identiche alle Velour Lashes. Axe, non mi entrare nel buco. Hanno la stessa scatolina, quindi una scatolina indipendente per ogni ciglia. Io ho preso queste, poi ho preso quelle accioccate, diamo, e quelle un po' più semplici. Costano $25 o 30 a ciglia, a paio, e sono le Lotus, si chiamano Lotus. Ora io vi voglio fare, naturalmente, visto che è una collaborazione, gentilmentissimamente, me le hanno inviate. Vi faccio un trucco, spero di riuscirci, ma sarà difficile. Un trucco apposito per ogni tipo di ciglia, comunque queste. Io poi vi metto comunque nell'info box il sito, così voi trovate poi le varie ciglia, ce n'è tantissime. Ho provato quelle che mi hanno mandato. Aspetta, Ax. Scusatemi bimbe, ma non posso. Ehi, vieni amore, vuoi montare su? Vieni Ax, vuoi montare? Niente. Ehi ciccione, io sono un ciccione, un marshmallow ciccione. Ora abbiamo trovato un campo cinofilo dove portarlo, però adesso dobbiamo un attimo vedere perché la cifra non è bassa e se gliela dobbiamo dare tutta insieme è impossibile. Comunque è impossibile, non è impossibile, però glielo facciamo fra qualche mese. E quindi spero che sarà, ce lo dilazioneranno a sedute, ok, no? E ora poi gli dobbiamo fare pure tutti i vari vaccini perché gli ho fatto il vaccino generale l'altro giorno, però no, ora l'altro giorno è già passato un po', però ok. E questo è. Poi, quindi delle ciglia ve l'ho detto, del rossetto ve l'ho detto, dell'illuminante lo stesso. Mi raccomando, andate alla Wycon a vedere perché vi giuro, ragazze. Poi mi direte se sbaglio o no. Questo è il giacchetto che vi volevo far vedere che ho preso al cinese.
Allora, vi ho fatto il video di una collaborazione con Tie the Bye, dove per l'appunto ho preso i pennelli piatti, i pennelli tondi, che ragazze mi dispiace, tutti le bramano e tutti le amano e io le odio, come del resto ho odiato la Beauty Blender. Ragazze, per me sono dei prodotti che ci vuole troppo tempo, è come la Beauty Blender. Allora, a parte che io ammetto che la Beauty Blender non c'ho quella vera, e la mia amica Shigal mi ha detto che c'è una bella differenza tra quella falsa e quella vera. Quindi io non posso far testo perché quella vera non ce l'ho, però anche quella falsa a me non mi piace, cioè neanche quanto la stesura, perché la stesura è anche bella, però sono prodotti che ci vuole troppo tempo per l'utilizzo. Magari io quando uno poi ci ha preso la mano in 2 minuti si dà il fondotinta con la Beauty Blender e magari si dà. Cioè, se lo dà nello stesso tempo in cui io riesco a darmelo con il pennello. Però lo stesso per quelli tondi ci vuole del tempo. Innanzitutto, a me questa storia non mi va giù. Poi certo lo fai un giorno che c'hai più tempo, cioè io perdo polmoni in terra. Però non mi piacciono, ragazzi. Ma anche la stesura stessa, proprio allora, quelli non saranno dell'OPV Lashes, non saranno i Sigma, però sono dei pennelli che costano 30 dollari. Le setole non sono male, sono comunque dei pennelli che, come quelli che compri un po' più lunghi, cioè capito, non saranno i pennelli top del top, ma sono comunque dei pennelli buoni. A me non mi garbano, non ci versi. Quelli da viso tanto tanto, ma quelli da occhi a rigazzi io non riesco a gestirli. L'unica cosa che mi è piaciuta è quello piccino piccino tondo che uso per mettere l'illuminante proprio al centro del dotto lacrimale. Ok? Te pucci il pennello nell'ombretto e lo pigi nel dotto e sei a posto. E questo ve lo volevo dire. Vi volevo dire appunto che nella collaborazione di Tie Dye Bye, a parte che ho preso la taglia sbagliata del reggiseno e del cosino, perché ho preso una M e dovevo pigliare una S, mi sarebbe stata proprio precisa a seno, sarebbe stata fantastica. Avevo preso un giacchettino un po' pelosetto, meraviglioso. Il tizio mi viene a dire: guarda, questa felpa e questo coso non ci sono, quindi io ho scelto altre due cose, una che fra parentesi è il costume, e l'altra è un giacchetto di pelle, sempre un mini chiodo, che però sono piena fino a capelli di questi chiodi. Però io avevo scelto della roba carina bestia. Per l'appunto, quando mi disse che quella roba non c'era, io ho dovuto scegliere bene o male in fretta altre cose, perché quelli, come sapete, sono siti che c'è tanta di quella roba che se te metti un attimo a guardarla è la fine. E quindi ho preso della roba un po' a casaccio, non sono troppo contenta. Mentre la collaborazione con Sammy Dress che mi hanno richiesto, se ragazze c'è tutto, ho preso una giacca college. Allora, a parte che io sono piena di giacchetti e non so veramente come fa perché sono colma di giacchetti fino a capelli. Cioè, invece di prendermi i pantaloni che mi mancano, mi prendo giacchetti. Il problema di questi siti è che i pantaloni, qualcheduno l'ho preso, però è raro, a meno che non siano leggings, che siano portabili. Parliamoci chiaro, non ho trovato innanzitutto niente di che, e poi purtroppo indossandoli uno non, cioè, non è come il giacchetto che te lo metti, il pantalone te lo devi vedere addosso, è diverso, capito? E quindi per quello che ho la maggior parte dei giacchetti, non è che so, sì, sono scema però fino a questo punto. E vedete com'è questo giacchetto college, è la fine del mondo, quindi spero che ci sia anche con loro. Sono contenta di fare questa collaborazione, però io naturalmente ho detto dentro, cotta in ce la faccio. Se gli sta bene lo faccio quando il momento che posso, altrimenti fregato. E questo appunto è il giacchetto che ho preso dal cinese, era tanto, lo volevo, a parte il disegnino che mi fa un po' cagare, questi fiori cinesi, però devo dire che come giacchetto college con le righe e tutto mi piace. Poi al lavoro tutto bene, sono contenta, sono felice, ma infatti la cosa è alquanto improbabile. Quindi non vi preoccupate che il contratto sicuramente non rinnoveranno, perché naturalmente sarebbe troppo bello, sarebbe troppo, sarei troppo felice. Ecco.
Quindi è impossibile che questo accada, ma non perché, è perché io e il mio Alin, io e il mio uomo, una tranquillità e felicità non la possiamo avere. Quindi fidatevi che purtroppo andrà come andrà. Comunque io ci sto bene, addirittura dal rinnovo del contratto dipende il nostro trasferimento, perché noi da qui ce ne andiamo. E quindi dipende da dove, proprio dal mio lavoro, dipende il trasferimento di casa. E qui ci siamo, ve l'ho detto. Domani dovrei andare a farmi un tatuaggio. Non so se vi ricordate quello che c'avevo da fare di mio nonno con la pantera e tutto. E vado da un ragazzo che lavora con me e faceva tatuaggi. Prima campava con i tatuaggi. Siccome li fa comunque, e voi lo sapete quello che penso io del tatuaggio, il disegno ce l'ho già, c'ho già tutto. Quindi se tutto va bene, ora vediamo se chiamo o no, o come gestire la cosa. Domani dovrei andare a farmelo. Quindi naturalmente poi vi mostrerò, vi mostrerò l'opera. Niente ragazze, oggi è una bella giornata, io in questi giorni sono riuscita pure a asciugapanni, so che me ne frega un cazzo. Sono riuscita a mettere un po' di video, quindi sono contenta. E niente figliole, niente di più e niente di meno, la mia vita scorre tranquilla, lavoro, casa, scusatemi se non riesco a fare anche tanti vlog, ma innanzitutto non li farò più in macchina, non per colpa di vlog pericolosi di Camilla Milanesi, ma... aspettate che raccatto la H di Axe. Via, vediamo se ce la fo, eh. Perché da quest'altra parte non la tengo bene. Ed è questo, il Caviar Touch. Questa è la scatolina. Sono due colorazioni. La mia è Rosé Pearl. C'è Rosé Pearl e l'altro che invece... Aspettate, eh. Via, giù, vuole andare giù. Ed è il primo pomeriggio in cui non sono stanca, morta e non mi metto a letto, mi ci metterò, però che riesco almeno un minimo ad essere decente e presentabile di faccia per quel poco che posso. E quindi ho deciso di farlo così perché adesso porto fuori Axe, ma io poi c'ho da pulire in casa, cioè devo dare una sistemata in tutti i modi. E quindi quando arrivo a casa poi devo sistemare a casa, non riesco a fare il video almeno ora. E quindi ho detto porto fuori Axe e nel frattempo faccio il video. Ho unito l'utile al dilettevole. Comunque, un'altra cosa di cui volevo parlare è questo illuminante pazzesco di cui vi parlavo. Allora, io oggi ce l'ho su, ora ce l'ho su. Però me lo sono dato allora. Innanzitutto me lo sono dato con un pennello diverso e non rompendo quasi punte capsuline, perché rompendo le capsuline viene proprio un fascio di luce da Sailor Moon, e io non avendo Axe piano, non avendo fatto ciò, ho preso soltanto la polvere che era in eccesso e me la sono messa, e questa è la polvere in eccesso, quindi questo vi fa capire cos'è, cosa non è, quanto è potente. Allora, cos'è? Non è altro che un ombretto. Io l'ho trovata alla Wycon, che se non mi sbaglio è della collezione vecchia, no? Perché ora c'è la collezione San Valentino. Io naturalmente non sono andata a vedere perché veramente, ragazzi, a parte prendo solo illuminanti in questo periodo, non sono andata a vedere perché comunque le cose ce l'ho, ragazzi. Io veramente ho preso da casa della roba nuova che dovevo comunque usare. Spero di non essermi sbavata. Ok. E vieni, amore. Axe. Scusate, ma te guarda. Ehi, un attimo. Axe. Oh, che cazzo quando fa così? E quindi no, evito di entrare proprio, ma anche se mi hanno detto c'è qualcosa di splendido. Ax, andiamo amore, ora però andiamo su, ora si va di là. Quindi questo non è altro che un ombretto. Andiamo amore, forza, dai Ax. E che cacchio, eh? La mamma c'ha da pulire a casa.
Non è che posso stare. Anzi, stasera gli andrà fatto pure il bagno al signorino. Allora, è un ombretto, ok? Io l'ho visto quando sono andata lì, appunto per caso. Oh, io mi do le braccia. E l'ho swatchato per caso, ragazze. È qualcosa di vergognoso. E fa le scarpe al Jeffree Star. Io vi garantisco che fa le scarpe al Jeffree Star. Allora, vi ho portato dietro la scatolina per farvela vedere. Cioè, scusatemi se questo non è un vlog con i controcazzi. C'è pure la scatolina dei prodotti. Allora, la collezione è questa. Ed è la caviar e questo, allora no. Diamo no, Axe, dai, amore. L'ombretto è Axe. Guarda, ti puoi impuntare quando vuoi. Ora si va verso casa perché la mamma deve pulire. Ok? Dai, forza, andiamo. Si chiama Cavial e non è Cavial, ma Caviar. Aspettate, eh. Ecco, chiaro che mi è cascato per terra. Aspetta, amore, vieni su. Oh, attento, scusate. Eccomi. Allora, innanzitutto, e gli ha dato un colore borgogna scuro. Ora, io non voglio e pretendo niente di che, però, Cristo, se sei una commessa della Wycon, io non pretendo che tu riesca a farmi un'ombreggiatura o uno smokey eye di quelli lezzi. Cazzo, però, se ti chiedo un marrone caldo, mi devi dare un marrone caldo, non mi puoi dare un viola. Cioè, ragazzi, io con tutta la passione, e io sono la persona più buona del mondo, ma te non sei da licenziare. Te sei proprio da bandire dal campo della cosmetica. Cioè, dai, sei da vergogna. Vabbè. Comunque, poi vi voglio spiegare il perché sto facendo il video così. E non un video a casa. Allora, siccome io è il primo pomeriggio che ho avuto tutti i pomeriggi, innanzitutto, la prima mattina, è una delle prime dei primi pomeriggi in cui non sono stanca, morta. Di solito io torno a casa. Ax, amore, andiamo. Andiamo. Guarda, aspettate, guarda che c'ho. Aspettate, via.